Bravissima, Franca Mantelli, anche e soprattutto stanca. Quindi allora diamo la possibilità a Franca, alla signora Franca, di prendere un pochettino di fiato. Anche perché noi vorremmo anche così scambiare due chiacchiere e saperne di più di questa attraente ragazza. Grazie, attraente. Allora, parliamo un po' di Franca Mantelli. Franca Mantelli, attrice cinematografica, cioè io so che lei ha girato dei film. Sì, recentemente ho terminato il film La settimana bianca con Gianfranco D'Angelo, poi l'altro film che è Il prezzi della studentessa, poi il film con Lizzani, con la regia di Lizzani, e si intitola San Babilo Re 20. Ah, perfetto. E poi quest'autunno ho in previsione altri film. Quindi, questo riguarda il cinema. Un carnet decisamente nutrito. Io so anche che Franca Mantelli è una showgirl e così è un eclettismo artistico non indifferente. Infatti passa indifferentemente dal cinema alla televisione. Il lavoro di Franca Mantelli alla televisione? Sì, e dunque quest'autunno abbiamo registrato per la televisione, cioè per la Rete 2. Andranno in onda 10 puntate a partire dalla fine di settembre alle ore 21. E si intitola Si fa per ridere, che appunto è lo show che stiamo portando in giro per l'Italia, e adesso appunto sono qui in Sardegna, che è fatto di sketch, di balletti, di canzoni, di così, di gag, è tutto fatto, si fa per ridere, il titolo dice già tutto. Ecco, io vorrei chiedere anche a Franca Mantelli come mai con questo carnet nutritissimo ha avuto il tempo anche di venire in Sardegna, ecco, come mai Franca Mantelli in Sardegna per i suoi spettacoli? Come mai? La Sardegna non la conoscevo ancora. Ho girato dappertutto, sono stata in Sicilia, eccetera, anzi quest'anno mi è capitata l'occasione di venire a fare delle serate, anzi in questi giorni sono proprio al Trisblu, e dove rimarrò, sì, Trisblu di Alghero, e dove rimarrò fino al 31 di luglio. Poi in agosto mi sposterò tutto lungo la costa, sempre in Sardegna, per cui per me è un'occasione di aver visto questa meravigliosa terra, questo mare così stupendo, così limpido, di cui insomma, diciamo, dalle mie parti dove ero stata non sono stata abituata. E niente, sono felice di essere in Sardegna, di fare delle serate e spero di rimanere anche in settembre. Poi infatti anche in Franca Mantelli io noto anche così una certa abbronzatura, ecco, io sono sicuro che le spiagge frequentate da Franca Mantelli saranno così oggetto di visita da parte dei curiosi. Ecco, allora io so che Franca Mantelli lavora in coppia con il partner, perché questo è quanto si legge nei manifesti, sentiamone. Sì, appunto la plancia, come non so, avrà visto, e dove questa plancia è piuttosto buffa, no? Siccome lo show si intitola Si fa per ridere, dove io ho cacciato il mio partner che è molto bravo, viene dal cabaret, si chiama Vanni Colombo, che questa sera non ha potuto essere presente perché appunto è impegnato, sono un corso in televisione, lui appunto è preso nei questi doppiaggi. E allora dicevo che in questa plancia è raffigurato un bidone dove io ho cacciato nel bidone l'uomo, e in questo punto saranno felici le donne, no? Che abbiamo avuto questa rivolta femminile, un po' meno lui e un po' meno gli uomini. Quindi anche, diciamo, oltre che la Franca Mantelli, una cantante, una ballerina, anche un'attrice, una showgirl completa. Noi avremo il piacere di vedere appunto in Sardegna ancora ulteriormente Franca Mantelli, perché come avrete avuto modo di sentire, lei loro gireranno per tutto il nord Sardegna, e ci auguriamo quanto prima di vedere il loro spettacolo. Cara Franca, tante grazie per essere venuta a Teleobiettivo Sardegna e tanti auguri. Arrivederci, tante cose.